Siamo allo stand di Thermal Take, sempre qui dal Competence Taiwan 2014. Vi mostriamo il Level 10M Hybrid, la cui particolarità è la possibilità di usarlo sia in modalità Wi-Fi sia in modalità wired. Praticamente queste modalità wired, basta alzare questo connettore e sfilarlo. In questa maniera siete in modalità wireless, ovviamente con una batteria ricaricabile. La differenza rispetto anche al modello precedente, sempre Level 10 da cui prendere forme, è un pochettino più allungato, e poi è possibile anche regolare tramite una vite superiore qua così o quella laterale qua la forma, quindi far uscire un attimino qua il poggia mignolo, alzare un pochettino il poggia dorso, e poi per il resto è abbastanza simile al Level 10, che vi ricordo tutta la serie Level 10 è sviluppata da Thermal Take in cooperazione con BMW. Questo è per quanto riguarda il mouse, sarà disponibile a brevissimo. Il prezzo ci hanno detto $99, quindi possiamo immaginare comunque un centinaio di euro. Ora andiamo a vedere anche un nuovo case, si chiama Core V51, è questo qua, si aggiunge alla famiglia dei Core V, chiamiamoli così, la cui particolarità è un design completamente configurabile. Vediamo che questi sono proprio dei pezzi, le gabbie per gli hard disk e le periferiche da 512 che sono state rimosse dall'interno per, in questo caso, per esempio, installare un sistema a liquido molto complesso e totale, che occupa molto spazio, fatto completamente in acciaio e alluminio. Ha nella parte frontale solamente due bay esterni per 512, anche se oggi effettivamente potremmo completamente toglierli perché servono a ben poco. Due porte USB 3.0 alimentate davanti, due jack e i vari tasti di accensione. Pannelli trasparenti sia da una parte sia dall'altra, e configurazione abbastanza classica, però diciamo, ripeto, la particolarità è la possibilità di andare a togliere qualsiasi cosa. Poi possiamo vedere anche da questa parte che una volta che andiamo a rimuovere i supporti per hard disk, possiamo sfruttare la parte laterale, come in questo caso, per andare a installare un SSD. Per Thermal Take è tutto, questo case sarà in vendita anche Q3 Q4, quindi alla fine dell'estate. Prezzo sempre in dollari americani 199, possiamo immaginare comunque attorno ai 200 euro.